Buonasera, come state? Siccome non mi posso più truccare il viso per situazione acne, il dermatologo mi ha assolutamente vietato di truccare il viso. Ho solo il permesso di truccare gli occhi e le labbra. E se proprio non posso farne a meno, una volta a settimana al massimo posso truccarmi il viso. Però si è raccomandato, insomma, di evitare di mettermi fondotinta, cipria e quant'altro sul viso il più possibile per non andare a peggiorare la situazione. Questo per dirvi che mi dovrete seguire così nei prossimi video. E non sono molto felice di non truccarmi il viso perché non mi piaccio senza fondotinta, però è quello che assolutamente devo fare per non andare a rovinare ancora di più. Vabbè, in questo video non sono qui per parlare di acne, dermatologi e quant'altro, ma è solo per farvi vedere i prodotti finiti del mese di aprile. Sicuramente vedrete una me del futuro, come dico sempre, perché tanto di qui a fine mese finirò altra roba. Potevo ancora aspettare a farvi vedere i prodotti, sì. Però la mia mania di vedere la sacca, la scatola vuota regna sovrana ogni volta. Quindi vabbè, vi faccio vedere quello che ho finito. Allora, scatola alla mano. Sì, qui tremate perché questo coso trema. Meglio. Allora, di carta, abbiamo finito camomilla con melatonina, come sempre va in terra. Restorit di Fit Line, questo qua esotico, lo adoro. Poi aloe e mirtillo di DNA Solution, extra stra buona. E poi l'aloe fa stra bene, è un antinfiammatorio, quindi top. Io lo prendo in genere a stomaco vuoto perché va preso comunque a stomaco vuoto. Poi salviette micellari di Primark per rimuovere gli swatches dalla mano. Active Eyes che utilizzo con l'Antioxi perché l'Antioxi da solo non mi piace come sapore e quindi lo diluisco con l'Active Eyes, così mi dà anche un po' di energia oltre che andarmi l'Antioxi ad aiutare per l'allergia stagionale che quest'anno mi ha colpito un mese prima e mi sento il naso chiuso, ma non è raffreddore perché non esce veramente niente, è soltanto questione di polline. Quindi quello mi va un po' ad aiutare, mi va ad aiutare anche per le difese immunitarie. Poi salviette disinfettanti della Xiao, erano un po' più bagnaticce quindi mi sono piaciute. Un gel intimo che mi è piaciuto tanto è stato questo qua di Fresh and Clean, pH 5.5, questo qui alla malva mi è piaciuto, extra delicato, top. Poi l'avevo pagato tipo pochissimo in offerta al Tigotà, quindi top, mi piace risparmiare. Poi bagno schiuma Vidal, questo qui all'orchidea imperiale, assomiglia tanto a Alien di Mugler. Come profumazione, questo più Alien di Mugler, veramente lasciavo la scia. Mi chiedevano tutti cosa avessi usato. Veramente, veramente stra buono, ve lo straconsiglio. E per ora l'ultima cosa che vado a cessionare è questa spugnetta leva trucco perché è veramente da tanto che ce l'ho. Vi faccio vedere che cos'altro ho finito nel mese di aprile. Mi armo del mio scatolino. Allora, di DNA Solution ho usato questa borsina di Honey Digest, veramente molto rinfrescante. Poi mia mamma, vabbè, il classico cotone idrofilo che lei utilizza un po' per tutto, un po' per struccarsi, eccetera, eccetera. Dentifricio Colgate, molto molto buono, questo ve lo straconsiglio, era quella tripla azione. Mi è piaciuto tanto. Poi Coop camomilla con melatonina, che sì, in casa mia viaggia molto bene. Poi Detox Plus mi è piaciuto davvero tanto, lo riprenderei sicuramente. È praticamente di DNA Solution, gusto arancio e limone.
Poi per casa di Didi, che ormai mosche e zanzare sono alle porte. Probios per la flora batterica, l'intestino, bacilli, eccetera, eccetera. Questi qua di DNA sono molto buone. Ve lo straconsiglio di provarle. E poi per ora l'ultimo prodottino che ho finito è lo Start Drink, che è un energizzante e ve lo straconsiglio anche perché dentro è, non ha zuccheri, ha un sacco di vitamine e estratti vegetali all'interno. Io lo prendo frutti di bosco perché è quello che mi piace di più in assoluto, cioè frutti di bosco e agrumi. Inoltre ha la papaya fermentata al suo interno che fa benissimo all'organismo. Non fate poi caso ai miei capelli, che li ho lavati ieri, sembrano di nuovo sporchi, e alla mia faccia, perché già ho detto il motivo. Vi faccio vedere che cos'altro ho finito. Ho finito questo Neutromed detergente intimo, molto molto, cioè, valido, ve lo straconsiglio. Di mangereccio vi straconsiglio, con anche questa la parte sbagliata, queste patatine della San Carlo Light, che secondo me sono molto più buone e molto molto più buone rispetto a quelle classiche. Poi se sono light davvero, non credo, però sono buonissime. Poi Amochina spray, questo qua disinfettante multi uso, elimina fino al 99,9% di virus e batteri. Buona, molto molto buona, molto disinfettante, solo che vi fa tossire tantissimo, perché l'odore è molto molto forte, però è veramente valida. Camomilla con melatonina, l'ennesimo pacco. Poi salviettine igienizzanti citrosil, queste qua al tea tree, secondo me come profumazione, come azione, sono quelle più buone di tutte, anche se non sono economiche, però sono le migliori, le citrosil. Due pacchi di Novenia Sensitive, io uso questo qua per pelli sensibili, sono i migliori, mi ci trovo molto bene. Poi struccante waterproof occhi di L'Oreal, visto che posso truccarmi solo occhi e labbra, finirò 100.000 di lui. Crema viso della Just, è una valida crema per il viso. Qualche tempo fa avevo finito quella da notte, questa qui è quella da giorno. L'unico problema è che avendo i brufoletti ultimamente per me era troppo pesante, però è veramente un'ottima crema viso. Io le creme viso, ma comunque tutti i prodotti della linea Just, ve li straconsiglio. Poi vado a cestinare questa spazzola che non ne vuole più, veramente. Poi ho finito un deodorante della Nivea, il Pure Invisible, perché la Nivea non mi fa impazzire come marca, anzi non è tra le mie preferite, però devo dire che i loro deodoranti sono molto buoni e molto economici, e quindi continuerò a comprarli, anche perché la Dove è inavvicinabile, è la mia marca preferita di deodoranti, ma sono inavvicinabili da quanto costano. Soprattutto nell'ultimo anno si sono incarati tantissimo. Poi ho finito Mint Gum Calm, molto momento zen di non mi ricordo neanche che marca, ma comunque non ho trovato quel beneficio. Poi altro pacco Citrosil, salviettine igienizzanti, non mi esprimo perché tanto ormai. Altro pacco di camomilla con melatonina, vabbè, non sono l'unica a berla in casa mia, e comunque non sono tante bustine, tanti bustini che all'interno, perché sono di quelle solubili, quindi ci sta. E un ristoretto di Fit Line, che è il mio preferito, questo qua esotico. Io lo utilizzo la sera prima di andare a dormire, mi piace perché mi aiuta
digerire quando sono appesantita, e adesso perché dentro ha la vitamina anche D che me la sta rendendo, a parte i medicinali che prendo ospedalieri, però che mi aiutano a far stare stabile la mia vitamina D, ma un aiutino a non farla calare, secondo me, ci pensa lui. Questo mese poi ho finito un altro pacco di Citrosil, salviette igienizzanti. Questo è l'eucalipto, sono il mio preferito, anche se costano veramente tantissimo, perché veramente costano troppo quanto un rene. E ho finito un pacco di dischetti struccanti Avilea. Finisco meno dischetti struccanti con il fatto che mi posso truccare solo gli occhi e le labbra, ne finisco molto molto meno. Vi faccio vedere che cos'altro ho finito poi nel mese di aprile. Ennesima camomilla con melatonina, ma essendo 16 bustine e utilizzandole a botta, due bustine alla volta, quindi 4 bustine a sera. Non che me le bevo tutte e 4 io, ma comunque ne bevono altre persone. Fa anche presto a finire. Con quella della Coop ci troviamo veramente molto bene. Dischetti struccanti Avilea, questi qua da 40 pezzi che ho preso ormai mesi e mesi fa al Tiegotà e con cui mi ci trovo veramente molto bene, perché sono abbastanza grandi e poi non perdono i pilucchi, quindi sono molto validi, vi straconsiglio. Poi proseguiamo sempre per il viso. Ho finito questo contorno occhi della Vivi Verde Coop 15 ml che avevo preso mesi fa, che poi avevo portato a casa del mio ragazzo e mi ci sono trovata veramente molto bene. È per pelli mature, antiossidante, ma forse per pelli troppo mature non è adatto, quindi 25-30 anni direi di sì, 35, ma di più secondo me non è, cioè non è molto adatto. Per questa fascia di età è molto buono. Per una pelle più matura io li utilizzerei molto più corposi, molto più idratanti. Poi ho finito questa crema di Balea del DM con lo zinco per le impurità, brufolette e quant'altro, ma per la mia situazione non è servita veramente a niente, però comunque era una buona crema idratante. Cioè, una crema purificante no, però per una crema abbastanza idratante, leggera sì. E per il viso ho finito anche questo siero all'acido ialuronico e aloe. Siero rimpurpante, veramente molto buono, di Garnier. Infatti ho già aperta la seconda confezione e ve lo straconsiglio, perché è veramente rimpolpante, idratante e fresco. Quindi top. Se vi devo consigliare un siero, quello là sicuramente ve lo consiglio. Poi proseguo con il corpo. Abbiamo finito questo bagnoschiuma di Ivrochet al cocco, veramente molto buono. L'unica pecca di questi bagnoschiumi della Ivrochet, che costano veramente tanto, 400 ml, 4,95 euro. Poi ho finito questo deodorante della Dove con il 0% di alluminio alla pesca, molto buono. L'unica pecca dei deodoranti della Dove, che costano veramente tanto, però sono veramente molto validi come deodoranti. Poi per disinfettante ho finito un Citrosil con cui ci sono trovata veramente molto bene, ve lo straconsiglio. Intrigatori, finito un Dren Linea. Se volete comunque, e questo qua sì, c'è l'arancio amaro dentro, quindi se volete controllare la fame ve lo straconsiglio, e poi vi aiuta a fare veramente tanta pipì. E ho finito un aloe come antinfiammatorio, veramente buono, e questo qua c'ha i pezzettini di mirtillo dentro, è fantastico, cioè uno degli aloe più buono che io ho provato. E poi gli ultimi due prodottini. Per ora ho finito questa confezione di bastoncini cotonati
e un'altra confezione di camomilla alla melatonina. Io e la mia influenza, come potete sentire dalla voce, vi facciamo vedere cos'altro abbiamo finito, perché dopo il concerto di Annalisa mi sono ammalata. Però vabbè, Activize per l'energia che con questa situazione e con il cambio stagione mi sta aiutando un po', insomma. Flash maschera, che praticamente ho aperto da un anno ed è scaduta perché dura 12 mesi, mi sono trovata molto bene. Una maschera colorata rame, buona, la ricomprerò sicuramente. Cestino, uno spazzolino per denti che ha fatto il suo lavoro. Probios di DNA Solution, praticamente un integratore in capsule a base di probiotici ed inulina, che fa molto bene per la flora batterica intestinale. E è anche veramente molto buono. Intanto faccio danni. E vabbè, vuole stare in terra. Caramelline Haribo, molto buone. Ci si riprova se no sta in terra. Ok. E salviettine igienizzanti Citrosil. Questo qua blu, molto buono il tea tree. Mentre ci sono, vi faccio vedere gli ultimi prodotti che ho finito in questo mese, così poi chiudo il video e vi lascio. Scusate la mia faccia, ma sono un po' influenzata, quindi sono un po' così. Quindi dicevo, vi faccio vedere gli ultimi prodotti, così poi chiudo il video e vi faccio vedere. Ho finito questo, sì, cioè giusto forse 3 o 4 applicazioni. Questa mousse detergente della Bioniche, mousse riequilibrante per pelle seborroica a tendenza acneica. Nel mio tipo di acne non ho trovato quel particolare giovamento da questa mousse detergente, ma devo dire che comunque mi è piaciuta veramente tantissimo. L'ho trovata alla parafarmacia della Coop all'incirca sulle 15 euro, non, è diciamo medio costo, però sicuramente la riacquisterò con molto molto piacere, perché mi è piaciuta veramente tanto 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 tanto. Ve la straconsiglio, soprattutto per chi ha una pelle grassa, ve la straconsiglio veramente tantissimo, ma anche per chi ha la pelle mista, anche perché non andava a seccare particolarmente il viso, era molto gentile sul viso e anche la profumazione è molto buona. Cioè, non c'ho da dire nulla su questa mousse detergente, perché veramente mi è piaciuta tantissimo. Anche se non costa poco, sicuramente diventerà una delle mie mousse detergenti preferite, perché veramente la stra adoro. Cioè, io veramente elogio veramente poco le mousse detergenti, ma questa veramente mi è piaciuta tantissimo. Poi ho finito un igienizzante spray per le mani, questo qua della Evin, mi è piaciuto veramente tanto. Poi gli ultimi prodotti che ho finito sono questo pacco di assorbenti Nuvenia, che sono sempre tra i miei preferiti, l'ennesima camomilla con melatonina e queste che sono praticamente delle pastiglie disinfettanti per l'apparecchio, che in genere una volta a settimana le utilizzo. E niente, questo è tutto, spero che il video vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo presto.